Napoli, ancora una sconfitta per il Napoli primavera dopo l'esordio contro il Braga. A Cercola, nella seconda giornata del girone C della Youth League, il Real Madrid di Álvaro Arbeloa ha vinto 40. La squadra di Tedesco resta ultima in classifica insieme al Union Berlino. A 0 punti, con Los Blancos e Braga in testa a punteggio pieno. Napoli-Real Madrid, tabellone e statistiche, 1642 Napoli deserto. Tutti a Maradona, intanto cresce l'attesa per la sfida dei big tra Napoli e Real Madrid. Il capoluogo campano, a 5 ore dall'inizio della partita. È quasi deserto e in piena atmosfera gara. In città sono già state segnalate code verso lo stadio Maradona. 1632 Il Real Madrid festeggia su Twitter equipaggio. L'account cantera del Real Madrid esulta su Twitter dopo il 40 contro il Napoli equipaggio. 1626 L Inter ha pareggiato 11 contro il Benfica, pareggio casalingo per L Inter. L'altra squadra italiana impegnata oggi nella Youth League. La squadra di Chivu passa in vantaggio all'11 con Berenbrush. I portoghesi pareggiano all'81 con João Rego. I nerazzurri restano in 10 per l'espulsione di Cocchi al 90. 1614 Prossimo round, la terza giornata del girone C della Youth League. In programma il 24 ottobre. Vedrà il Napoli far visita al Union Berlino. 1603 La classifica del girone C. Questa la classifica dopo la seconda giornata del girone C della Youth League. Real Madrid e Braga 6. Napoli e Union Berlino 0. 1557-96 Fischio finale. La partita finisce dopo 6 di recupero, vittoria netta del Real Madrid. Napoli mai in partita. 1555-94 occasione per Gonzalo Garcia, colpo di testa di Gonzalo Garcia al centro dell'area. Un difensore riesce a deviare in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo. Gran parata di Turi. 1552-91 Janez tira dal limite di poco a lato, bella azione di Janez che arriva al limite dell'area e calcia la palla, finisce di poco a lato. 1551 9-0, 6 di recupero. 1548-87 ammonito Gins, altro giallo per il Real Madrid e Álvaro Gins. 1546-85 Ramon dalla distanza. Risponde poco dopo il Turi, gran tiro dalla distanza di Ramon. Turi si allunga e devia in angolo. 1544-83 azione di Gioielli. La difesa si allontana, bella azione personale di Gioielli che arriva in area ma trova l'opposizione dei difensori del Real. 1538-76 due cambi nel Real Madrid, altri due cambi tra i Blancos, fuori Iker Bravo e Youssef. Entrano Álvaro Gins e Serrano. 1535-74 ritmi bassi, il rallentamento del ritmo della partita è stato inevitabile. Il Real Madrid, con 4 gol di vantaggio, si è limitato ad amministrare. 1534-70 altra sostituzione per il Real Madrid, Martin si unisce al Real Madrid al posto di Angel. 1529-68 pausa rinfrescante, seconda pausa di raffreddamento per le due squadre. 1528-66 ci prova Duran, palla alta verissimo vicino al quinto gol con un tiro dal limite di Duran, palla di poco sopra la traversa. 1522-61 poker Real Madrid. Arriva il quarto gol del Real Madrid, lo segna Gonzalo che, lanciato a tu per tu con Turi, lo supera grazie ad un